Si torna al lavoro, mi spiace vedere nella televisione italiana e non solo nella televisione italiana, veramente tanta cattiva informazione per i cittadini. L'argomento ultimo è quello degli antinfiammatori. Molti raccontano che se ci fossero stati da subito i protocolli con gli antinfiammatori sarebbero morte molte meno persone e che non capiscono che differenza c'è tra l'uso degli antinfiammatori e l'uso dei vaccini. Lo chiariamo una volta per tutte per tutti quei ciarlatani che passano la loro vita a buttare fango su chi lavora tutti i giorni dalla parte dei pazienti. I vaccini servono per prevenire, cioè fondamentalmente servono per non far venire le persone in ospedale, per non far andare le persone in terapia intensiva e non farle morire. Certamente alcuni di quelli che sono vaccinati fanno il Covid, ma lo fanno in maniera magari meno aggressiva rispetto a quello che succede nelle persone invece non vaccinate. Quando servono gli antinfiammatori? Gli antinfiammatori servono soprattutto a casa, servono a casa nelle forme iniziali, come servono per ogni altra forma di infezione respiratoria, quindi non è molto diverso da quello che abbiamo sempre fatto con molte altre malattie infettive. E allora gli antinfiammatori possono andare bene, l'aspirina, può andare bene l'ibuprofene, può andare bene l'Oki, tanto per fare che sarebbe poi il ketoprofene, alcuni nomi, ma anche altri. Ma questo avrebbero, se fossero stati utilizzati come dicono questi ciarlatani dall'inizio, avrebbero permesso di evitare i morti? No, certamente no. Certamente hanno aiutato, noi lo facciamo, di utilizzare questi farmaci da quando? Lo sapete da quando utilizziamo gli antinfiammatori? Praticamente da subito per le persone a casa, cioè dal marzo del 2020 insieme all'eparina. Quindi ciarlatani, tacete, perché non è con gli antinfiammatori che si è ridotta la mortalità. La mortalità di questa infezione si è ridotta da una parte grazie alle vaccinazioni che hanno prevenuto in molti casi di arrivare verso le forme gravi, dall'altra grazie agli antivirali, che non sono esattamente gli antinfiammatori, sono il molnupiravir, sono il Paxlovid, sono il remdesivir. I monoclonali che in una fase ci hanno assolutamente aiutato, tutti quelli che abbiamo utilizzato moltissimo e che sì che hanno ridotto in maniera significativa la mortalità, e anche gli antinfiammatori, quelli che utilizziamo in ospedale e quelli che si possono utilizzare a casa. Bisogna essere chiari con le persone perché sennò si fa fuffa, fuffa elettorale, e la fuffa elettorale non serve a nessuno. Io spero e mi auguro che solo alcuni seguano queste persone, che invece i grandi partiti che si candidano a governare questo paese prendano anche delle distanze da queste posizioni, perché queste sono posizioni antiscientifiche, contro la medicina dell'evidenza e molto molto pericolose. Ci vuole una linea che è quella. Io mi auguro che chi vuole governare questo paese, le grandi forze politiche, si muovano dalla parte della scienza e non contro la scienza. Sarebbe gravissimo.